Il pescarese Paolo Di Silvestre, in coppia con Felice Sette, vecchia conoscenza dei tifosi abruzzesi, ha vinto la terza tappa del campionato italiano di beach volley che è andato in scena nel fine settimana sulla spiaggia di Montesilvano. Successo al tie break sulla coppia Krumins-Kessler. Davanti a questo pubblico, a casa nostra, non potevamo chiedere di meglio. Veniamo dalle qualifiche, abbiamo perso la prima partita e poi siamo stati sempre lucidi. Una partita incredibile. Siamo stati bravi sul finale perché non era facile. È da ieri che facciamo solo tie break e non era facile essere lucidi in finale. In campo femminile, successo del binomio Benazzi-Brandenbach sull'Antignotti-Micheletto, la rivincita della tappa di Albissola. L'Albissola avevamo fatto un gran primo set, come abbiamo fatto anche oggi, poi loro sono cresciute e non eravamo calate. Quindi la difficoltà oggi era rimanere concentrate nel secondo set senza calare. E ce l'abbiamo fatta. Montesilvano com'è andata? Montesilvano è bellissima, è una bellissima cornice per il beach volley. Qua sono tutti cortesi, l'organizzazione è stata al top, il pubblico presente ci ha incitate, nonostante giocassimo contro una coppia local comunque sono stati positivi, quindi veramente tutto perfetto, complimenti a tutti perché è una bellissima tappa. Tre giorni di grande sport che confermano la validità di questi eventi anche sotto l'aspetto turistico. Manifestazioni come queste stanno dando tante soddisfazioni e stanno confermando quanto sia importante per la nostra città, insomma, puntare sullo sport.